Ragazzi, come ormai è abitudine fare, vi volevo dire una cosa prima che inizi il video. Allora, sarà, non so, breve o lunga, però ve la devo dire, ragazzi. Praticamente, a fine video, più o meno, a quando ci sarà la schermata con il baule con scritto apri delle 12 vittorie da torneo, non vi dico altro, andate a vedere il video, perché questo è il pre-video. E ragazzi, praticamente, lì ho terminato la registrazione appena ho detto ok, adesso apriamo il baule, perché ragazzi avevo paura che Azeta Screen Recorder mi faceva lo scherzo e mi terminava la registrazione da solo oppure me la cancellava automaticamente. E quindi io l'ho terminata e me l'ha salvato tranquillamente. Dopo io ragazzi ho appunto ripreso la registrazione, cioè ho registrato di nuovo, quindi partendo da zero, il baule, appunto, così dopo li univo insieme i video. E ragazzi, praticamente, e quindi ho iniziato a registrare, ma appena ho finito di registrare l'apertura del baule da torneo, invece che guardare il video perché volevo vedere come era uscito, non lo so, la qualità, come era uscito, se era brutto, se avevo fatto qualche errore così dopo potevo editarlo. E niente, così robe varie. E invece di guardarlo, stavolta lo posso dire, e non è stato stavolta un problema di Azeta Screen Recorder, ma sono stato io, ragazzi, un p***o. Scusate, ma sono stato un p***o. Perché al posto di cliccare il tasto guarda, ho cliccato il tasto elimina. E quindi il video mi si è eliminato, ovviamente. E quindi sono rimasto senza la registrazione del baule. Per fortuna ho fatto gli screenshot, perché ho detto, vi giuro, l'avevo appena detto, se non registra, io in questo caso faccio gli screenshot. E infatti ho qua gli screenshot pronti. Però si è aggiunto, o meglio, il mio amico, che penso che avrete già visto in qualche altro video perché mi aveva già prestato l'account per fare qualche chest opening, che si chiama il distruttore, dopo lo vedrete alla fine video, e mi ha prestato l'account appunto per fare, perché anche lui è riuscito a vincere 12 vittorie nella King's Cup Challenge, quindi uguale identico a me, e quindi mi ha prestato l'account per aprire il baule, e niente, ho aperto il baule e ho trovato le stesse carte. Ho trovato le stesse carte che ho trovato nell'altro, diverso ovviamente, ma come consistenza, nel senso comuni, rare, eccetera. E niente, ragazzi, quindi questo qui era un pre-video per dirvelo. E niente, comunque lo specificherò anche a fine video, appunto, quando starò per aprire il baule da torneo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Avrò detto 2000 volte niente, però vabbè. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo. Godetevi il video, che spero che vi piaccia. Bella. Bella ragazzi, eccoci qui in un nuovo video. Sì, oggi siamo ancora su Clash Royale, nella King's Cup Challenge. Si hanno aggiornato Clash Royale e hanno messo questa King's Cup Challenge, appunto, che con 5 gemme è tipo la sfida di 10 gemme, cioè quella da 10 e da 100 gemme è come quella da 10, ma praticamente se tu fai una battaglia non duelli con il tuo deck, ma duelli con un deck che sceglie la Supercell, per esempio con il deck col minatore. Praticamente puoi provare delle carte nuove che non hai, per esempio io ho provato il boscaiolo, il tronco, il minatore. Comunque, guardate qui, sono arrivato a 11 vittorie, ragazzi. Non è fake, perché sono io. Guardate, sono Neclan X Clasher XX. Lucius, questo qui sono io. Ragazzi, vedete, questo qui sono io. Vedete che non è fake, sono io. Qua c'è la King's Cup, che non so che cavolo è. Non so se devono uscire dalle robe
di offerte, ma non so se si è buggato perché ho visto sul video che gli erano uscite le offerte, ma a me non mi escono, non lo so, è buggato. E qua vabbè che spammo a tutti i commenti, non so come ho fatto a vincere, ma va bene, ho vinto la settima, la ottava, la nona e adesso sono all'undicesima, ragazzi, vabbè, ho continuato a spammare sul gruppo di sul clan. Possiamo fare l'ultima partita sperando di vincere e aprire il baule il baule, scusate, il baule leggendario, magari il baule da 12 vittorie, ragazzi, vi giuro, è la prima volta in tutto Clash Royale, in tutta la mia vita, che vinco più di anche 5 volte, ragazzi, perché con quella da 10 ho partecipato tantissime volte con il mio deck. Non ho vinto, ragazzi. E ragazzi, niente, partiamo subito. Speriamo che ci dà un deck forte. Ti prego, non darmi quello con l'arco X, ragazzi. Io mi ci trovo malissimo con quello con l'arco X. E quindi battagliamo, ragazzi. Speriamo in bene. Che deck ci dai? Che deck ci dai? Ma no, ragazzi, ma siamo proprio sfigati. Ma siamo proprio sfigati. O meglio, sono troppo sfigato. Però, c'è un vantaggio, che ho capito più o meno come si può usare questo deck. E qua il bowler se ne va dove cavolo vuole. Ragazzi, mettiamo la fireball. Ok. Sì, non ce la siamo cavata bene, ma neanche male. Ah no, ragazzi, cavolo, ho sbagliato. Non dovevo mettere l'arco X perché adesso mi punta sulla torre infernale. Vabbè, punta sulla torre infernale. Dai, distruggila e vai direttamente. Ma magari ce lo facesse fare. Allora, possiamo provare a far così. Ok, dai, qualche danno alla torre glielo facciamo. Qualche danno alla torre gliel'abbiamo fatto, ragazzi. Ok, non stiamo andando male. Dai, dai, dai. No, cavolo, ragazzi. Pensavo che riusciva a sfuggire dall'avveleno. Allora, devo dire che sto giocando bene. Sto giocando bene, mi sono concentrato anche prima nelle altre partite. E infatti, come avete visto, ne ho vinta, ne ho persa solo una, ragazzi. E non è facile vincerne solo una. Cioè, perderne solo. Vi sì, vincerle. No, perderne solo una, scusate. No, 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 questo qui al deck col domatore ghiacciato lì, avete capito? Ok, allora, ragazzi, non siamo messi male perché se non ci tira niente. Benissimo, benissimo, ragazzi, la nostra principessa fa i danni. Guardate il mini P.E.K.K.A! Ragazzi, il mini P.E.K.K.A. fa dei danni allucinanti. Adesso non so proprio da che parte attaccare, o a destra o a sinistra. In questo caso andrò, vediamo dove punta l'arco X. No, non ha puntato da nessuna parte. Allora, ragazzi, allora lui riparte con la solita tattica. Ragazzi, se perdiamo qua siamo nei cavoli. No, 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 ragazzi, no, 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 ragazzi, non è possibile, non è possibile. Sì, ragazzi, non ci credo. Ma abbiamo perso, ragazzi, abbiamo perso. Abbiamo perso. Dai, 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 proviamo a buttare la fireball, ma abbiamo perso. No. No, ragazzi, no, per pochissimo. Se non aveva la congelo. No, raga. Cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. E due perse, ragazzi. Due perse. E ora. Per forza, dobbiamo fare un'altra. Ti prego, non darmi quello con l'arco. Ti giuro che se mi dai. Benissimo, ok. Va bene, va bene. La Tesla io è da tanto che non la utilizzo, però va bene. Il deck col domatore va bene. Vedete, ragazzi, io quello là non riuscivo neanche ad utilizzarlo. Allora, oh, qua mi ha messo una.
vabbè, qua non uso neanche niente. Metto una Tesla, così per cancellare le truppe come gli sgherri. Qua metto un principe nero e qua metto un cavaliere. Ok, ragazzi. Guardate, lui si difende a sinistra mentre noi li attacchiamo a destra. Ah, sì, si è difeso abbastanza bene con la scarica, però non li stiamo facendo porci danni, ragazzi. Come si dice? Sì, come si dice, come alcuni dicono. Allora, ragazzi. Ovviamente adesso siamo in vantaggio noi. Non ho ancora capito che deck ha lui, perché ovviamente molti deck li so, perché ho già fatto tante partite. Penso che ci siano solo quei deck che penso io. Allora, ragazzi, ok, l'abbiamo. Se si può dire fottuto, benissimo, benissimo. Una torre fatta, ragazzi. Adesso ci basta chiuderci in difesa. Ah, ragazzi, questo qui mi sa che è il deck con la mongolfiera. Al deck qua, esatto, ragazzi. E infatti non mi sbaglio. Mongolfiera e furia, ragazzi. Ce l'avevo anch'io prima. E comunque non è male, perché ovviamente ci ho vinto, però non è male, ragazzi. Questa partita ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la possiamo fare, ragazzi. Qua lui o lei mette, continua con, cioè, ah sì, si difende. No, ragazzi, no, la batteria scarica no, la batteria scarica no, la batteria scarica no. Voi non so se lo vedrete, ma c'ho la batteria scarica. Guardate, 5%. No, ragazzi, la batteria scarica no. 60 secondi, 60 secondi, penso di farcela tenere la batteria, sperando di non che non ci faccia la torre. Ragazzi, cosa sta succedendo? Oh, fermatela. Non avevo visto la strega, non l'aveva fermata. Ragazzi, proviamo a far così, una frizz. Tattica, tattica. Ah, quasi stavo beccando anche la witch. Ok, cioè io controllo per adesso, controllo sempre la batteria prima che. Allora, qua proviamo. Controllo sempre la batteria prima che magari si spegne il cellulare. Ok, ragazzi, dovremmo averla vinta. Manca 20 secondi, non possiamo non averla vinta. Poi proviamo anche ad attaccare, magari gli facciamo anche 3, 2 stelle. E infatti è da così. Gli facciamo pure 2 stelle. No, non ci credo. No, ragazzi, voglio fargli 2 stelle. Voglio fargli 2 stelle. Vabbè, la torre lì fa niente. Tanto non va giù. Non va giù, ragazzi. Non ci credo. Guardate quanto rimane. Guardate quanto rimane. Ah no, ok. Ragazzi, praticamente hanno buttato laggiù. Ha buttato giù la torre dell'avversario. Cioè, mi ha buttato giù la torre. E io le ho buttate giù la seconda. Ragazzi, metto subito il cellulare in carica perché sennò. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho in carica 3%, mamma mia. E ragazzi, abbiamo, o meglio, possiamo aprire il baule della King's Cup Challenge completo, 12 vittorie, 2 sconfitte, perfetto, ragazzi. Allora, cominciamo subito e apriamo questo stupendo baule, ragazzi. Se trovo la leggendaria, vi giuro, non so cosa faccio. Ragazzi, dopo il disguido che c'è stato col mio account in cui ho vinto appunto 12 vittorie nella King's Cup, oggi siamo sull'account di un amico, come vedete, il distruttore, che anche varie altre volte mi ha prestato l'account. E ragazzi, appunto, oggi apriremo il baule da 12 vittorie sperando di trovare una bella leggendaria. Lui gli interesserebbero, mi sembra, se non mi sbaglio, il bocciatore, scusate, il drago infernale, il minatore, no, non mi ricordo bene cosa mi ha detto, magari sto sparando cavolate. Però ragazzi, quindi sperando che riesca a mettere insieme tutti i video, perché devo trasferirli sul computer, dopo editarli, fare robe simili, perché adesso sto registrando da tablet Asus e non più da cellulare, perché vabbè, non vi spiego, se no il video diventa lunghissimo. Vabbè, comunque ragazzi, stavo dicendo che vabbè, quindi devo, riuscendo, sperando di riuscirli a mettere insieme i video, voi dovreste vedere prima di questo, prima che stavo per aprire appunto il baule di 12 vittorie, in cui dopo vi ho detto che appunto vi ho fatto vedere qualche screenshot, perché
si era perso il video. E quindi ragazzi, sperando che non si perda il video anche adesso, vi faccio vedere in live l'apertura di questo baule, che non vi ho ancora fatto vedere, vi ho fatto vedere solo gli screenshot. Quindi ragazzi, partiamo subito. Quindi apriamo questo baule. Allora, 2000 di oro, però va molto lento. Allora, abbiamo 30... Non la troviamo la leggendaria, ragazzi, ve lo dico, non la troviamo. A meno che non siamo fortunati e adesso al posto della epica ci capiti la leggendaria, noi non troviamo la leggendaria, appunto. Speriamo. Oh, ragazzi, io spero per lui, però non credo. Spero, ma non credo. Quindi, apriamo l'ultima carta e vediamo che cosa esce da questo baule. Se epica o leggendario. Giuro che se esce leggendario mi incavolo come non so cosa. Perché ragazzi, è da 6 mesi che io sul mio account Lucius non trovo una leggendaria, appunto, come ho già detto, da 6 mesi, ragazzi. Fa niente, ragazzi, continuiamo, finiamo e vediamo cosa troviamo. E invece epica, infatti, mi sembrava. Se trovava leggendaria, giuro, non so cosa facevo. Barry le Goblin, va bene. Qua, vabbè, come sto vedendo, è in un torneo. Niente ragazzi, questa era l'apertura del baule, sperando che vi sia piaciuto, anche se non è sul mio account. Questo qui, guardate quanto oro e quante gemme c'ha, e c'ha la principessa livello 2. Adesso vi faccio vedere quante leggendarie ha. Allora, la principessa, lo stregone di ghiaccio, ah basta, c'ha solo queste qui. Sì, come me, tranne che io ho la praticamente a livello di leggendarie ce le ha come me, perché ce ne ha 3, solo che ha trovato 2 principesse, invece io ho trovato la scintilla al posto di una principessa, perché ho trovato, io ho la principessa, lo stregone di ghiaccio, la scintilla, lui ha 2 principesse e uno stregone di ghiaccio. Vabbè, a livello di leggendario più o meno c'è lì. E niente ragazzi, quindi questo video può terminare qui, spero che vi sia piaciuto. Purtroppo non vi... cioè mi ha perso il video dell'altro baule da torneo sul mio account. Quindi niente, vi ho fatto vedere questo, spero che comunque vi sia piaciuto. Bella ragazzi, ringraziamo Mirko per averci prestato il suo account. Bella ragazzi.